Gigi Bressan, Veronica Calati, Shama Ballà rappresentano tutti, ognuno per il proprio ambito, delle eccellenze del territorio. Come è nata o è avvenuta la scelta? È nata ogni... Sì, è nata perché un giorno Raffaele Tarmona, che io amo moltissimo, una musicista, mi ha detto, sai, mi piacerebbe tanto fare qualcosa per far capire ai bambini l'origine del mito del rito della tarantola. E nel frattempo lui aveva conosciuto Luigia, che secondo me è meravigliosa, perché tutte queste creature sono sue. Luigia avrebbe potuto in qualche modo avvicinarci un po' di più ai bambini. Allora io parlato un po' così. Poi è successa una cosa strana, che ho cominciato a scrivere pensando a Luigia, alle musiche, vabbè, di Raffaele che conosceva, ma poi alle cose che Luigia mi ha fatto vedere nel suo laboratorio. E quello che è venuto fuori non è stato più soltanto il rito della taranta, ma è venuta fuori una storia molto meridionale, di contadini, una storia di soprusi, una storia che la nostra terra conosce molto bene, perché sono secoli che la sopporta e continua a sopportarla. Quindi una storia in qualche modo senza tempo, anche se è collocata tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. L'idea mi è venuta perché quando ho visto le cose di Luigia ho pensato, e gliel'ho anche detto, alle bamboline di carta con le quali noi giocavamo da bambini. Allora ho detto, Luigia, guarda, se facessimo dei vestiti di carta che si possono applicare e cambiare. E Luigia, che è un'artista eccezionale, è proprio partita in quarta per questa cosa e quindi ha pensato più che ai suoi abiti di cartapesta, quindi tridimensionali, a questi abiti bidimensionali, con qualche oggetto tridimensionale, per cui ci sono tutti gli abiti che hanno qualcosa che sporge. Non so, il padrone, il figlio del padrone ha un cravattino, il padrone ha il colletto, l'abito di Raffaele ha il gilet, l'abito di Elvira ha una qui sopra, ecco, un riccio, cioè qualsiasi cosa che sporca, che in qualche modo sia in carta pesta. L'idea era unire le arti, perché dico di voler fare quello che faceva Wagner, il teatro totale, però in piccolo, cose di popolo, però che in qualche modo si unissero le arti e far venire fuori il gioco dei bambini, nello stesso tempo recuperando questa tradizione della musica popolare e questa storia che ci ha proprio presi, a un certo punto ci ha preso la mano, veramente ci ha preso la mano, e l'abbiamo voluta scrivere in versi come cantastorie. Solo che al posto di far venire fuori un libro o un tableau con cui c'erano tutte le storie, c'è una valigia che oggi non abbiamo potuto aprire perché è troppo piccolo il palco, quindi abbiamo soltanto simulato l'apertura, una valigia che contiene tutti questi personaggi che prendono vita poi veramente, come le bamboline di carta. La guerra, lei è affrontata egregiamente, ricordandoci come la distruzione è quella che porta con sé. È stato un momento molto toccante. Giusy, attrice, quali emozioni sul palco? Io non sono un'attrice brechtiana, di quelli freddi, non ci riesco. No, io mi emoziono molto, ma non solo in questa storia. Qualsiasi cosa io faccia sul palco, anche le cose molto divertenti mi emozionano, sempre. Mi emoziono e mi diverto. È stata veramente, io l'ho percepita proprio in questo, perché si vedeva la tua emozione nel teatro danza, come quello che fai tu, è quello che arriva nel cuore. Quindi mi è venuta proprio vedendolo, era bellissimo vederti emozionare. Ma questo è possibile anche perché c'è un bel gruppo di lavoro. Sì. Sul palco non si è mai da soli, anche se si fa un monologo, il palcoscenico è qualcosa che si fa insieme agli altri, insieme agli altri. I musicisti erano attori, non solo Raffaele, anche esatto, tutti, infatti sono la comare, le due comari suonatrici, e tutti quanti viviamo questa storia nel momento in cui la stiamo facendo qui sul palco. Nel volto come nell'emozione, esatto. Infatti questo era evidente,
volevo, insomma, tu come regista sei stati bravissimi in questo, perché è fondamentale. Sì, devo dire che Enrico Romita, che ha fatto la regia di questa cosa, ha dato anche l'idea che fosse Luigia a far animare tutti noi, perché lei è la creatrice di questi personaggi, di fatto, no? Cioè, io sono la creatrice in quanto parole, ma lei è la creatrice in quanto immagini, e quindi era lei che doveva dare vita a tutti quanti noi, perché quello che prende vita sono le sue creature. Sul palco tutte donne anche molto belle, a parte Raffaele, musicista e protagonista. È voluto, pensato così o è stato quasi casuale? No, abbiamo voluto che Raffaele fosse l'unico maschio, perché è una storia del sud. Nel sud sono molto spesso le donne che portano avanti le storie. E ci sono gli altri maschi, sono evocati da una donna, da Luigia, il figlio del padrone, il padrone, il signore potente, sono tutti evocati. L'unica figura che abbiamo voluto in carne ed ossa è la figura positiva, è il maschio positivo. Non ti dico tutto quello che c'è dietro questa storia, ma in realtà quando si scrive un testo ha molti più significati di quelli che poi uno percepisce. Ecco, l'idea che l'unico maschio positivo fosse il maschio in carne ed ossa, per noi vuol dire qualcosa. Vuol dire qualcosa, soprattutto in una storia di soprusi, che sono soprusi contro tutti, ma sono fondamentalmente soprusi contro le donne, soprattutto per quello che riguarda il rito della taranta. Cioè, le tarantate erano donne sole, o perché abbandonate, o perché private della loro sessualità in qualche modo. Quindi subivano una violenza. E come la subivano le donne del secolo scorso e di due secoli fa nella nostra terra, adesso lo subiscono molte altre donne. Quindi questa cosa in qualche modo si voleva far passare. Questo Morsi d'amore rappresenterà la Puglia al Festival Internazionale di Corfù. Sì, è stato selezionato, ecco, in realtà noi abbiamo avuto varie selezioni. Siamo in attesa di tante risposte anche molto importanti, da anche altri continenti. All'estero il teatro è molto più apprezzato che in Italia. Si vive come non solo un rito collettivo qual è, ma si vive come una necessità. E mi piacerebbe che questa cosa sì, succedesse anche a me. Per me è una necessità. Grazie a te.